Ma quante ne ha fatte? Ne ha fatte e scoperte di cose. E se fosse in mezzo a noi con piglio deciso, metterebbe a soqquadro, a modo suo, la scienza e pure la coscienza. Galileo Galilei, perché è di lui che parliamo, ci accompagna comunque nel suo mondo, anzi, nei suoi mondi. Per una settimana, dal 23 al 28 settembre, sarà in mezzo a noi. La sua figura di astronomo sperimentatore, di spirito inquieto, sarà evocata da spettacoli, dibattiti, da laboratori di danza e scienza, da mostre. Il nutrito programma, che sviluppa 5 percorsi tematici, è stato presentato a Palazzo Balbi, nella sede della Regione, che ha avuto ruolo nel programmare gli eventi che celebrano il 400° anniversario dalle prime osservazioni astronomiche di Galileo Galilei. Prendere un'occasione come la celebrazione della realizzazione, del perfezionamento del cono chiave di Galileo, una delle invenzioni che ha cambiato il mondo, e portarla, cogliere l'occasione non per un solito convegno, non per la solita celebrazione, ma in realtà per portare il mondo della scienza a contatto con il numero più vasto di persone possibili, in particolare giovani. Al programma galileiano collabora anche la società Codice Idee per la Cultura. I mondi di Galileo ha questo particolare angolo di visuale, cioè quello di interpretare Galileo per quello che è stata la sua ricchezza, la sua straordinaria e multiforme genialità, nella città dell'arte per eccellenza, nel territorio più vasto del Veneto, attraverso quello che Galileo rappresenta nel modo in cui ha concepito la manualità, l'invenzione, ma anche l'interpretazione artistica. E quindi ci è sembrato particolarmente non solo utile ma necessario il fatto di riuscire a mettere in piedi un programma che considerasse Galileo non solo per tutti, dai bambini fino agli scienziati, passando attraverso il cosiddetto largo pubblico, ma anche attraverso le forme della conoscenza, dell'espressione, della creatività. Il programma si sviluppa a Venezia attraverso un convegno a cui partecipano esponenti di spicco del panorama scientifico, al Parco della Bissuola di Mestre, con l'incredibile Enel, iniziativa sull'energia di oggi e domani, a Cortina d'Ampezzo e al Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore. Nel presentare il programma, il segretario generale della Fondazione Giorgio Gini, Pasquale Gagliardi, ha affermato che la rassegna I Mondi di Galileo si inserisce in un programma pluriennale di eventi organizzati in collaborazione con altre istituzioni che hanno avuto o avranno come oggetto il tema della produzione e delle sue applicazioni nella società del futuro.